Lei è Caterina, ha 36 giorni ed è mia figlia. Caterina non ha la sindrome di Down e per ora non ha rilevato i sintomi dell'autismo. Su altre questioni invece stiamo verificando. In ogni caso mi piacerebbe che un giorno potesse immergersi in mare con me e con i figli o i nipoti di Luca, Vincenzo, Emanuele, Giulia, Lara, Andrea, Chiara, Andrea, Vas e tutti gli altri. Ma come direbbe il mio maestro Piff, ora facciamo un passo indietro. In questo gruppo e in questa piscina si insegna il sub a ragazzi con autismo, trisomia 21 e anche a quelli bischeri come lui, cioè io. Ma facciamo un altro passo indietro. Arrivo una sera con Andrea che vorrebbe la sedia, ma siamo tutti in terra e lui fa la scena. Aia, come siamo vecchi, aia. Poi mi fanno un riassunto dei fondamentali. Boccaglio. Che serve per... respirare. E la maschera. Per imitare che non solo l'acqua finisca nel naso ma anche per vedere sott'acqua. Poi Luca spiega cos'è la bombola. È un bottiglione. E Andrea ci fa la battuta. Che è riempito. Ha detto ferro. Oggi proveremo le bombole. Oggi è la prima volta con la bombola. Sì. In bocca al lupo. Che... Ma prima di entrare in piscina bisogna fare la doccia. Emanuele lava Giulia e quando scopre chi è che da dietro gli fa gli scherzi, lo annaffia ben bene. Nel frattempo qualcuno cerca di fregare. Il capo, capelli, tutto. Basta, non hai fatto la doccia? Sì, l'ho fatto. Ma poi confessa. Provavi a fregarmi. Sì. Cercavo, ma non mi è riuscito. Chiara è alla prima lezione e con la maschera impara le bolle sotto l'acqua. Andrea è pronto per provare il gav, cioè il giubbottino. Bravo Andrea, bravo. Allora, a questo punto Andrea prova a mettersi il gav. A provare? Proviamo, è duole. E qui impara a dire ok sott'acqua. Ok. Ok, si fa così sott'acqua. Oh. Così, non così. Ah, okay. Se così sembra che tu voglia risalire. Ok. Poi si immerge e nel frattempo è appena riemersa Chiara. Non c'erano i pesci. No. Non c'erano i pesci. No. In piscina è un gran casino, ma poi si calmano le acque e si fa qualche gioco. Lo fa anche Luca, l'istruttore, ma si blocca e riparte con due schiaffi sul culo. Poi lo fa anche Lara, ma lei non si blocca. Chi non lo vuol fare è Emanuele. Cercano di convincerlo in tutti i modi. Poi all'improvviso dà una mano a Lara e poi l'altra. E via, ecco che attraversa il guado e guardate qui com'è contento. Nel frattempo qualcuno prende confidenza con l'acqua, qualcun altro viene tuffato. Ma Jacopo ha difficoltà a respirare con il boccaglio. Non stai respirando, non esce l'aria. No, non stai respirando, Jacopo, respira. Poi ce la fa. Eccolo, perfetto. E addirittura si fa tutta una vasca respirando sott'acqua. Questa serata finisce con un saluto. Anzi due. E un saluto alla fidanzata. Ciao amore, ti amo. Addirittura ti amo, una cosa seria. Sì, si vede amore, ciao amore. Il giorno dopo sono in macchina direzione Antignano per provare un'immersione in mare. Guida Vincenzo è uno degli istruttori e io decido di scambiarci qualche parola. Inizialmente, come tutti gli approcci, è stato un pochino timoroso da parte nostra e soprattutto un pochino staccato da parte di loro, dei ragazzi. Però piano piano prendendo della confidenza... Cioè, voi avevate paura e loro se ne fregavano. Sì, infatti. Allora, ognuno di noi ha il suo tempo per capire le cose, come tutti. Per esempio, se a me mi spiego una cosa, io poi ti chiedo, ma... Sì, l'ho capito, e poi ti devo chiedere, no, ma come mai me lo rispieghi un'altra volta? E allora forse capirò. I bambini Down, anche loro, hanno bisogno di capire le cose piano piano. C'è qualche ragazzo nel mio gruppo che è molto più avanti di me nel capire le cose. Lo capiscono prima loro e dopo io. Anzi, forse alle volte mi lasciano indietro a me, capito? Ma come, tu li dovresti insegnare? No, sono loro che insegnano me, non io a loro. Vincenzo è bellissimo perché parlando dei ragazzi si emoziona. E nella... come si può dire? Scusate, sono...
per ora sto sudando perché sono emozionato. Va bene, bene. Ti emoziona anche a parlare di questo? Sì. All'arrivo l'immagine del mare è bellissima e scopro che con il gruppo si è aggregato anche Danilo, un ragazzo cieco che avevo già conosciuto qualche video fa alla guida di una barca a vela. I ciechi vanno anche sott'acqua, non ci sono più i ciechi di una volta. Una volta era tutto più facile, loro li vedevi sempre dimessi. Ora invece hanno scoperto che i ciechi possono fare un sacco di cose. E perciò vanno anche sott'acqua. Ed è Luca a spiegarmi la cosiddetta immersione tattile. Troviamo un riccio, troviamo una ragosta, troviamo un granchio, troviamo una conchiglia, troviamo una spugna, troviamo un corallo. Glielo facciamo toccare, lui assorbe la visione dell'oggetto, dell'animale o della cosa che portiamo a farglielo toccare e lui la memorizza. Cioè, a farli toccare il riccio voi siete un po' stronzi? No, siamo stronzi ma con una scelta di ratezza. D'altronde sono animali che vivono in mare. Tutti abbiamo messo il piede sul riccio perché non vedo perché non vedete dove va a mettere. E poi il modo di procedere sott'acqua del cieco con l'accompagnatore. I due palmi a contatto, okay, con sì, questo semplice qui, senza stringere, senza niente. E lo guidi, vuoi andare avanti? Ok, qui andiamo insieme. Andiamo indietro. Ok, si sente. Andiamo a sinistra. Andiamo a destra. Ok. 1, 2, 20 minuti di immersione. Fai così, profondità 10-20 metri di profondità. Ok. Ok? È il tempo di risalire. E mentre io scendo verso il mare, dal mare esce una sedia con le ruote grandi e gialle. Si chiama sedia Job e serve per portare le persone paraplegiche fino dentro al mare, per bagni o immersioni. E sarebbe giusto che ogni stabilimento ne avesse una, perché la persona disabile, è chiaro, desidera anche potersi fare un bagno. E se te non... abbastanza naturalmente. E se te non se gli non andavi in montagna. Infatti, e se non gli garantisci un accesso al mare, è inutile che la struttura sia perfetta. La vacanza, diciamo, a questo punto è a metà. Ecco, come... è come uscire con una bella donna che promette, promette, bravo, e poi alla fine. Infatti, sì. Nel frattempo qualcuno si veste, anche se con qualche difficoltà. Qualcuno è già pronto per l'immersione e io chiedo alle due psicologhe se durante il corso hanno incontrato qualche difficoltà. Diciamo, le difficoltà incontrate sono state abbastanza in realtà, perché bisogna considerare che sono bambini con disabilità diverse, non tutti hanno un approccio fluido all'acqua, cioè non tutti entrano tranquillamente, c'è chi ha più difficoltà. Quindi anch'io. Non c'è una disabilità uguale a un'altra, è impossibile trovarla. Perché poi fondamentalmente non c'è una persona uguale ad un'altra, grazie a Dio. A questo punto preparo la macchina subacquea, indosso la mia maschera e questo sono io che nuoto fra le alghe. Ma l'importante non sono io o i pesci nel mare che scappano, ma loro che stanno un po' sopra e un po' sotto, poi molto sotto, poi Emanuele che nuota da me. E io che se non faccio un po' lo scemo non mi diverto. Poi un ragazzo paraplegico con il cosiddetto maialino che gli risparmia un po' di fatica. E qui ho ritrovato Danilo e l'immersione tattile. Ma per fortuna ricci in giro non ce ne sono. Poi l'immersione finisce e finisce anche questo video, guardandovi negli occhi e regalandovi questo tramonto e un gabbiano che vola sopra il sole e che ho fermato apposta per voi. Buonanotte!